È un vero piacere poter presentare ancora una volta il concorso di lettura ad alta voce del Municipio 4, che anche quest'anno, nonostante la pandemia, nonostante le difficoltà, le restrizioni, abbiamo voluto fare perché crediamo davvero tanto in questa manifestazione che negli scorsi anni ci ha dato veramente tantissime soddisfazioni, sia in termini di partecipazione, sia in termini di qualità degli interventi. Un grande Albert Einstein diceva che è inutile tenere a mente qualcosa che si può trovare in un libro, che si può leggere in un libro. E lo diceva uno degli uomini più importanti del secolo scorso, uno scienziato, una persona che ha segnato la storia dell'Europa. È un consiglio che viene in qualche maniera dato a tutti, quello di leggere, di farlo sempre, è un'attività che sviluppa la mente, ma soprattutto l'anima e il cuore, perché noi siamo fatti anche delle nostre letture. E ascoltando i ragazzi delle nostre scuole si capisce come molto spesso si parli impropriamente male delle nuove generazioni o soprattutto troppo spesso si fa di tutta l'erba un fascio, perché sicuramente ci sarà qualche giovane a cui bisogna tirare le orecchie, ma ce ne sono tanti altri che invece dimostrano di avere anima e cuore e cervello, e quelli che hanno partecipato a questo concorso lo testimonia. Quindi grazie a tutti e arrivederci all'edizione del 2022. Buongiorno a tutti, quest'oggi ci troviamo per introdurre l'iniziativa che il municipio ha avviato nell'anno scolastico 2017-2018, dedicato a realizzare un concorso interscolastico di lettura espressiva denominato ad alta voce. Questa iniziativa ci era stata richiesta da una scuola già nel 2016, appena insediati, e noi appena abbiamo potuto organizzarci, quindi a partire dall'anno successivo l'abbiamo proposta con un metodo che ho seguito in questo mandato, che è quello di reiterare un'iniziativa migliorandola di anno in anno. Anche questa proposta, come il concorso dei presepi, è, come dire, guidata da alcuni principi fondamentali che ho seguito nel mio mandato e sono sostanzialmente il massimo rispetto per la libertà di insegnamento e per l'autonomia scolastica, nella convinzione che non sono le istituzioni amministrative, il comune, lo Stato che educano, ma sono le famiglie che affidano i loro figli alla comunità degli insegnanti guidati dal dirigente. Quindi in realtà il compito dell'istituzione amministrativa è sussidiario e io l'ho gestito con la finalità di valorizzare tutto il bene, ed è tantissimo, che nelle nostre scuole vive. L'altro tema è stato quello di creare una rete territoriale di stretta collaborazione, ancorché libera, tra tutte le scuole, sia quelle statali sia quelle paritarie. Sono molto contenta quest'anno di poter presentare questa iniziativa perché è quasi una sfida, nel senso che la pandemia ha impattato pesantemente sulle nostre scuole, come tutti quanti ben sappiamo, tanto che l'anno scorso, pur essendo stato programmato da tempo, non è stato possibile realizzarlo. Quest'anno invece ci abbiamo riprovato, pur nella difficoltà e trovando una nuova modalità, che è quella banalmente che stiamo facendo oggi. Questo è un concorso che rispetta un altro principio, vale a dire il rispetto per l'educazione tutta intera. Personalmente io non amo molto gli aggettivi, l'educazione è piena di aggettivi, alla legalità, all'ambiente, ma l'educazione o è unitaria o non è. E quindi in questo concorso il municipio va a individuare e a sostenere uno dei fondamentali che accade nella scuola, cioè la capacità di leggere, comprendere un testo, capirlo, acquisirlo, riuscire a restituirlo. Quindi abbiamo individuato nella lettura espressiva ad alta voce un fondamentale.
specialmente in un tempo in cui è importante la comunicazione, è importante saper comunicare, saper comprendere, saper leggere, saper esprimersi davanti ad altri. Crediamo che questo sia uno skill che nei ragazzi debba essere sviluppato per tempo perché diventa una preziosa risorsa per il loro futuro. Da qui la proposta alle scuole. Avendo riconosciuto che in due scuole, in due istituti comprensivi statali del nostro territorio, e sono l'Istituto Statale Renzo Pezzani e l'Istituto Madre Teresa di Calcutta, questa esperienza era già da qualche anno profondamente incardinata nella didattica ordinaria della scuola. E quindi noi abbiamo come voluto indicare questa prassi come una buona prassi ed estenderla a tutti. Quest'anno l'adesione ovviamente non è stata così ampia, però abbiamo avuto risposta finale da parte di due istituti comprensivi statali e due istituti comprensivi paritari. E quindi siamo qui ora a dare vita a questa iniziativa che quest'anno, viste le limitazioni della pandemia, avviene con questa modalità straordinaria, attraverso quindi la realizzazione di video registrati in fasi successive, in modo da completare, come da cercare di riprodurre in un'altra forma quella stessa realtà, non è certamente la stessa cosa, ma è comunque un'opportunità per ripartire, per incoraggiare le scuole, per mostrare a tutti la bellezza del loro lavoro e per tramandare questa iniziativa affinché magari possa continuare oltre il nostro mandato amministrativo che si concluderà nel prossimo autunno. Ed ora entriamo nel vivo della vicenda. Partiamo con le letture effettuate presso le scuole aderenti al concorso. Seguiremo gli interventi delle scuole primarie dell'Istituto Mantellate, che partecipa con un gruppo di lettura, dell'Istituto Comprensivo Statale Pasquale Sottocorno, che partecipa con due gruppi di lettura, e delle scuole Regina Mundi, che partecipa con due lettori. La lettura è preparata e introdotta da una breve presentazione del testo. Buon ascolto. Ciao, io mi chiamo Alessandro Musida e sono di quinta primaria. Ciao, io sono Ilaria Rocchi e sono di quinta primaria. Il libro che abbiamo scelto si intitola Che cos'è un bambino? Scritto da Beatrice Alemagna. Abbiamo selezionato questo testo perché ci dimostra che un bambino, anche se piccolo, non ha idee piccole, ma è un adulto in miniatura. Attraverso le pagine, i grandi e i piccoli si incontrano e si comprendono un po' di più, anche se appartengono a mondi lontani e diversi. Pensiamo che in ogni adulto rimarrà sempre nel cuore un piccolo bambino, con la capacità di emozionarsi davanti alle piccole cose. Un bambino è una persona piccola, è piccolo solo per un po', poi diventa grande. Cresce senza neanche farci caso. Piano piano e in silenzio il suo corpo si allunga. Un bambino non è un bambino per sempre, un bel giorno cambia. Hanno fretta di diventare grandi. Alcuni bambini crescono, sembrano felici e pensano: che bello essere grandi, essere liberi, decidere tutto da soli. Altri bambini, diventati adulti, pensano esattamente il contrario. Che fatica essere grandi, essere liberi, decidere tutto da soli. Un bambino ha piccole mani, piccoli piedi e piccole orecchie, ma non per questo ha idee piccole. Le idee dei bambini a volte sono grandissime, divertono i grandi, fanno loro spalancare la bocca e dire: ah! I bambini piangono perché un sasso è scivolato nell'acqua, perché lo shampoo pizzica gli occhi, perché hanno sonno, perché fa buio. Piangono forte per farsi sentire bene. Per consolarli ci vogliono gli occhi gentili e una lucina vicino al letto. I grandi invece amano dormire al buio, non piangono quasi mai, neppure se lo shampoo entra nel naso, e se capita piangono piano, tanto piano che i bambini non se ne accorgono o fanno finta di non vedere niente. Ci sono bambini di tutti i tipi, di tutti i colori, di tutte le forme. I bambini che decidono di non crescere non cresceranno mai, avranno un mistero dentro di sé. Allora anche da grandi si commuoveranno per le piccole cose, un raggio di sole o un fiocco di neve.
Tutti i bambini sono persone piccole che un giorno cambieranno. Ma che importa pensarci adesso? Un bambino è una persona piccola. Ora, per addormentarsi, ha bisogno degli occhi gentili e di una lucina vicino al letto. Salve, sono Antonio Masotti, insegnante di scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Pasquale Sottocorno. La lettura che vi proponiamo è un racconto di Gianni Rodari, il biglietto numero 13. Perché l'abbiamo scelto? Perché abbiamo innanzitutto voluto omaggiare questo grande autore così vicino al mondo dei bambini. Abbiamo scelto in particolar modo questo racconto perché è ricco di dialoghi vivaci e si presta bene ad essere letto ad alta voce, in maniera animata. Per permettere ai bambini di tutte le classi quinte di partecipare, abbiamo scelto quindi di selezionare un bambino per classe. Ma come abbiamo fatto? Ecco, ci siamo consultati con i bambini e i bambini hanno avallato la proposta di affidare la selezione a una commissione di insegnanti esterni alla classe, per non mettere in difficoltà nessuno. Una volta scelti i bambini appunto di classi diverse si sono ritrovati a provare insieme, a leggere insieme, ed è stato un bellissimo momento, un momento in cui davvero si è manifestato il gusto della condivisione di un racconto e di una storia. E questa storia è una storia tipicamente rodariana, una storia profonda e nello stesso tempo divertente, che contrappone la prepotenza, la maleducazione, l'arroganza alla gentilezza, e lo fa in maniera leggera e teatrale, come solo Rodari ci sembra, no? Capace di fare. Il racconto, il biglietto numero 13, è tratto dal libro Fiabe lunghe un sorriso, nella speranza che possa regalare un sorriso grande a tutti voi, vi auguriamo buon ascolto e buona visione. Quando vado al tram, io trovo sempre un signore antipatico, con la testa come un uovo e il naso ad uncino. Piccolo piccolo, che si fa fatica a vederlo. È così noioso che dà fastidio a tutti. Il tranviere gli dà il biglietto. Non lo voglio! Strilla il signore antipatico. Il tranviere domanda gentilmente perché. Perché il biglietto numero 13 porta sfortuna! Il tranviere è tanto cortese e si mette a spiegargli che non è vero che il 13 porta sfortuna e che non bisogna credere a quelle storie. Lei sia zitto! Grida il signore con la testa uovo di gallina. Io sono un signore molto importante e ho ragione più di lei! Tanto per non litigare, il tranviere gli cambia il biglietto e gliene dà uno col numero 14. Si ottenga, si ottenga! Urla il signore antipatico. Fa dei salti come se gli avessero pestato un callo. Ma perché? Domanda stupito il tranviere. Perché è giallo? Se non è verde, non lo voglio! Non ne ho di biglietti verdi. Ce li ha sì, ma ce li ha nella borsa e non ha voglia di tirarli fuori. Lei non ha voglia di lavorare. Il tranviere, sempre gentile, lo fa guardare nella borsa. Biglietti verdi non ce ne sono. Il signore noioso sembra acquietarsi un momento. Ma ecco che sale il controllore a bucargli il biglietto. Mi ha fatto il buco stato! Urla il signore noioso saltabeccando. Con questi tranvieri è ora di finirla! Che cosa le è successo? Si informa il controllore. Guardi qui, lei non è capace di fare niente. I buchi si fanno rotondi, però reclamo sui giornali. I cittadini sono stufi di buchi storti. Il controllore è una bravissima persona e non si arrabbia. Allora il signore antipatico se la prende col manovratore. Lei, volti subito nella prima strada destra. È vietato parlare al manovratore, gli dico io sorridendo. Si impicci nei fatti suoi, manovratore, gli ho detto di voltare a destra. Ma non posso, non vede che non ci sono rotaie. Non me ne importa un pico secco, ho pagato il biglietto, abito nella prima strada destra e voglio che lei mi porti là, ha capito bene? Non sono mica sordo, ma il tram non può passare in una strada dove non ci sono rotaie, e come fa? Basta! Strilla il signore antipatico con la sua vocetta da clarino stonato. Basta così! I tranvieri sono tutti dei fagnulloni! Scriverò il prefetto e vedrai che cosa succederà! Fa
fatemi scendere subito! Ma qui non c'è fermata, osserva il tramviere senza perdere la pazienza. Prepotente, prepotentaccio! Urla il signor antipatico. Alla fermata successiva scende con tanto impeto che casca a terra. Ed ecco il tramviere rimetterlo in piedi, cercandogli gli occhiali e pulirgli il cappotto sporco di polvere. Mi lasci stare, non mi tocchi, chiamo la polizia! Gridò l'omiciattolo e corre a scrivere ai giornali che i tramvieri sono brutti e cattivi. Voi cosa ne dite? Un regalo per le vacanze. Storia tratta dal libro Fiabe lungo un sorriso di Gianni Rodari. Lettori Greta Cavallo, Sala Di Giulio. In occasione del centenario dalla nascita di Gianni Rodari, abbiamo scelto questa favoletta simpaticamente intrigante. Sarà una bellissima occasione per tutti, per riscoprire non solo quanto grande sia stato, ma soprattutto quanto bisogno abbiamo ancora delle sue parole, divertenti, acute, intelligenti e lungimiranti. Le storie di Rodari non sono solo per bambini, permettono anche agli adulti di tornare bambini usando la fantasia. Rodari diceva che se una società è fatta male, bisogna cambiarla, e per cambiarla occorrono uomini creativi, che sappiano usare la loro immaginazione. Immaginiamo di ricevere anche noi in dono una penna magica, lasciarla libera di volare per scrivere il nostro futuro. Buon ascolto e buona visione. Un regalo per le vacanze. Storia tratta dal libro Fiabe lungo un sorriso di Gianni Rodari. Mario ebbe in dono, alla fine dell'anno scolastico, una penna per fare i compiti delle vacanze. Io volevo la bicicletta! Si lamentava Mario con il babbo. Aspetta, piagnucolari, gli rispondeva il babbo. Non hai ancora visto di che penna si tratta. Qualche settimana dopo Mario si decise di malvoglia a cominciare i compiti per le vacanze. Che disdetta! Pensava, risolvendo un problema. Per tutto l'anno il maestro mi ha dato per compito temi, problemi, operazioni e disegni. Per le vacanze avrebbe ben potuto darmi degli altri compiti. Per esempio, compito del lunedì, scalare una pianta di ciliegie e fare una bella scorpacciata. Compito del martedì, giocare una partita di calcio finché si cade a terra stanchi morti. Compito del mercoledì, fare una bella passeggiata nei boschi e dormire sotto la tenda. Invece no, eccomi ancora qui a fare divisioni e sottrazioni. Proprio in quel momento la penna ebbe un guizzo e si mise a correre rapidamente sui quadretti della prima pagina del quaderno. Che cosa ti salta in testa? Esclamò Mario. Era una cosa meravigliosa. La penna correva da sola, e in un attimo il problema fu risolto. Le risposte furono scritte in bella calligrafia. Soltanto allora la penna si quietò e si sdraiò sul tavolino come se fosse stanca e avesse voglia di dormire. Questa è bella, disse Mario. Ecco una penna che fa i compiti da sola. Il giorno dopo Mario doveva svolgere un tema, si mise a tavolino, impugnò la penna, si grattò la testa per cercare qualche idea ed ecco che di nuovo la penna partì in quarta velocità e in un momento arrivò in fondo al foglio. Mario non aveva nessun'altra fatica da fare che di voltare il foglio. Poi la penna ripigliava la sua corsa. Camminava da sola senza che Mario dovesse tenerla fra le dita e scriveva più in fretta di una macchina. Da quel giorno Mario, quando doveva fare il compito, apriva il quaderno, posava la penna sulla carta e stava a guardare. La penna faceva tutto per conto suo, più brava del primo della classe. Mario si divertiva un po' a starla a vedere, poi sentiva i suoi amici che lo chiamavano sotto la finestra. Vengo subito! Rispondeva e, rivolgendosi affettuosamente alla penna, le sussurrava. Finisci tu il compito, intanto che io vado a fare il bagno nel fiume. La penna non se lo faceva dire due volte. Quando arrivava in fondo al foglio, il compito era finito, saltava da sola nell'astuccio e si metteva a dormire. Una bella fortuna per Mario, dovete ammetterlo. Alla fine delle vacanze il quaderno dei compiti era zeppo, pulito e ordinato, come nessun quaderno di Mario era mai stato. Mario lucidò ben bene la sua penna, che se l'era meritato, e la ringraziò del suo ottimo servigio. Buongiorno a tutti. La nostra antologia di Quinta ci ha presentato i diversi generi letterari con dei brani esemplificativi. Abbiamo trattato il genere giallo, quello umoristico, il racconto storico, la biografia e per introdurre il genere fantasy c'era la proposta del brano iniziale di Harry Potter, libro che a me piace in modo particolare, essendo un appassionato lettore. Ecco perché abbiamo scelto insieme, io con la mia maestra, il brano che vi leggerò. Gufi e mantelli. La signora Potter era la sorella della signora Dursley, ma non si vedevano da anni. Anzi, la signora Dursley faceva addirittura finta di non avere sorelle, perché la signora Potter e suo marito non avrebbero potuto essere più diversi da loro di così. Avevano anche loro un figlio piccolo, Harry, e questa era un'altra buona ragione per tenere i Potter a distanza. Non volevano che il loro figlioletto, Dudley, avesse a che fare con un bambino di quel genere.
Quando i coniugi Dursley si svegliarono la mattina di quel martedì grigio e nuvoloso in cui inizia la nostra storia, nel cielo coperto non c'era nulla che facesse presagire le cose strane e misteriose che di lì a poco sarebbero accadute in tutto il paese. Nessuno notò il grosso gufo bruno che passò con un frullo d'ali davanti alla finestra. Alle 8:30 il signor Dursley prese la sua 24 ore e uscì di casa. Fu all'angolo della strada che notò le prime avvisaglie di qualcosa di strano, un gatto che leggeva una mappa. Mentre l'auto girava all'angolo tenne d'occhio il gatto nello specchietto retrovisore. No, i gatti non sanno leggere le mappe, neanche i cartelli stradali. Il signor Dursley si ricosse da quei pensieri e allontanò il gatto dalla mente, bloccato nel solito ingorgo del mattino. Notò che in giro c'erano un sacco di persone vestite in modo strano, gente con l'indosso nei mantelli. Nel suo ufficio il signor Dursley sedeva sempre con la schiena rivolta verso la finestra. Per questo motivo non vide i gufi volare a sciami in pieno giorno, ma la gente per strada sì. E lì additavano a bocca aperta, guardandoli passare a tutta velocità sopra le loro teste. Quando lasciò l'ufficio alle 5 in punto, appena varcata la soglia del palazzo, andò a sbattere dritto dritto contro un uomo che indossava un mantello viola. L'ometto però non sembrava per niente offeso, al contrario, un largo sorriso gli illuminò il volto quando disse: «Non si scusi, mio caro signore, oggi nulla può turbarmi. Si rallegri, perché lei sa chi finalmente se n'è andato. Anche i babbani come lei dovrebbero festeggiare». Aveva completamente dimenticato le persone con il mantello. Ne superò un gruppetto proprio accanto al fornaio. Mentre passava, scoccò loro un'occhiata furente. Non sapeva perché, ma lo mettevano a disagio. Bisbigliavano tutte eccitate, passando loro accanto colse qualcosa di quello che stavano dicendo. «I Potter, proprio così, è quel che ho sentito!» «Già, il figlio Harry, un potente incantesimo!» Il signor Dursley fu invaso dalla paura. La ricetta della felicità di Eleonora Fornasari. La ricetta della felicità narra la storia di Rania Said, preadolescente di origine straniera, che racconta in prima persona della sua crescita, delle sue amicizie, delle sue origini, in modo coinvolgente e appassionante, guidandoci alla scoperta della cultura e delle tradizioni egiziane e aiutandoci a riflettere sulle tematiche dell'immigrazione e del razzismo. Mi chiamo Rania e sono la protagonista di questa storia. No! Non ho sbagliato a scrivere. Ho scritto proprio Rania, con la I. Altrimenti sarebbe Rana. Come mi chiama Omar? Chi è Omar? Ve lo dirò tra poco, ma vi avverto, è un personaggio minore di questa vicenda. Anche se può sembrare un po' strano, il mio è un nome importante, perché è lo stesso della regina di Giordania. Infatti, sono bella come lei. Forse anche un pochino di più, ma meno della mamma. Lei è più bella di me. E quindi anche della regina di Giordania. Quella che state per leggere è la mia biografia. Vi racconterò la mia vita, o insomma, almeno una parte. Da grande, infatti, voglio farla scrittrice. Ma forse ancora di più la chef stellata. Mia nonna dice che per la mia età sono molto brava a cucinare. Lo so che scrivere una biografia a 12 anni può sembrare un po' azzardato, ma sapete quante cose possono accadere in 12 anni e mezzo? 1 milione. E poi ci sono grandi novità all'orizzonte. Mercoledì inizierò la seconda media. E potete immaginare tutto quello che avrò da raccontare. L'anno scorso è stato un anno di prova. Adesso si fa sul serio. Ah, le scuole medie. Pro, si studia molte cose interessanti. Contro, ci sono più compiti, più insegnanti, più compagni stupidi. E poi si cambia. Fisicamente, intendo. A me è successo l'anno scorso. Ma vi risparmio i dettagli sulla mia crescita sproporzionata. Spero di aver finito con questo sviluppo, perché se vado avanti così non troverò mai un fidanzato alla mia altezza, letteralmente. Non che mi interessi, in realtà. Comunque, l'idea della biografia me l'ha data Baba, mio papà. Un giorno mi ha detto che devo mettere la mia fantasia in qualcosa di bello. Io le ho risposto che la metto già un po' ovunque, nei temi, nei racconti che mi invento con Daphne, nei quaderni dove mi diverto a scrivere la vita delle regine in tutti i tempi, ovviamente un po' rivisitate. A volte cambio anche i finali delle storie, soprattutto quando non mi piacciono così come sono. Perché invece di scrivere la storia degli altri non scrivi la tua? Mi ha proposto.
Allora, in effetti, ho una vita piuttosto interessante. Tutti vogliono sempre farsi gli affari miei, quindi mi è sembrata una buona idea. Passiamo ora alla seconda sessione del concorso. Abbiamo riprodotto esattamente la stessa dinamica che avveniva nel teatro. E quindi andiamo ad ascoltare le letture proposte dalle classi terze delle scuole secondarie di primo grado che hanno aderito. Nello specifico ancora l'Istituto delle Suore Mantellate con due lettori, l'Istituto Comprensivo Statale Renzo Pezzani con due gruppi di lettori e le scuole Regina Mundi con un gruppo di lettori. Buon ascolto. Io sono Giada Carota e oggi ho scelto di leggere un brano di Dante Alighieri perché quest'anno si celebra il 700° anniversario dalla morte del sommo poeta. Il brano che sto per leggere è tratto dal canto quinto dell'Inferno di Dante Alighieri. Ho scelto questa parte perché descrive uno degli incontri più belli della Divina Commedia e narra una bellissima ma tragica storia d'amore che va oltre la morte, ed è quella di Paolo e Francesca, che è raccontata tramite le dolcissime parole di Francesca che impietosiscono Dante, seppur si trovi all'inferno. Quali colombe, dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate. Cotali uscir della schiera ovedido, a noi venendo per l'aere maligno, si forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire che parlarvi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, si tace. Siede la terra, dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per aver pace coi seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi presi del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende che a vita ci spense, queste parole da lor ci fuor porte. Quando io intesi quell'animo offense, chinai il viso, e tanto il tenni basso finché il poeta mi disse, che pense. Quando risposi cominciai, oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io, e cominciai. Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fan tristo e pio, ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste dubbiosi disiri? E quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò salto dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancialotto, come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura, e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sicché di pietade io venni men così come io morisse, e caddi come corpo morto cade. Ciao, io sono Arianna Maffei e oggi leggerò un brano tratto dall'Ultima volta che siamo stati bambini di Fabio Bartolomei. Ho scelto questo brano perché mi ha colpito molto il fatto che in mezzo al dramma, l'incubo e la paura della guerra e del periodo del fascismo, l'arresto del loro amico costringe i tre protagonisti ad abbandonare la loro ingenuità e spensieratezza da bambini per avvicinarsi alla consapevolezza del mondo adulto. Dopo le tre giornate di castigo, il mondo di Cosimo sta conoscendo una nuova fase espansiva. I pomeriggi in cortile passano velocemente, identici l'uno all'altro. Vittoria lampo contro le truppe inglesi, partita con le biglie e lettura del fumetto portato da Italo, mentre gli sguardi vanno di continuo al portone, in attesa di Riccardo, che forse è malato, forse sta lavorando con il padre, o forse gli sono morti i nonni, tutti insieme. Non si vede da 4 giorni.
Finché Wanda non piomba in cortile, con una faccia più strana e più bianca del solito, trascina Italo e Cosimo nel quartiere generale. È agitata, butta fuori mucchi di parole senza senso. «Chi? Chi ha rubato Riccardo?» le chiede Italo, cercando di mettere in ordine. «I tedeschi!» «I tedeschi? E perché se lo sono rubato?» «Mica solo lui! Hanno rubato un sacco di persone, sabato, al ghetto!» «E tu che ne sai?» «Ieri, suora Agnese è tornata tutta agitata e si è chiusa nell'ufficio della madre superiora, con le altre sorelle. Strillava che avevano portato via famiglie intere. Poi l'ho sentita dire, anche i Segre!» «E le altre suore, cosa hanno detto?» «Le solite cose da suore. Oh Gesù, oh Madonna!» «Una ha detto, addio Bottoni!» Italo scuote la testa, con espressione severa. «Non doveva mischiarsi con quella gente!» «Quale gente?» chiede Wanda. «Viveva con i genitori!» «È uguale, non è il momento giusto per essere ebrei, né tantomeno per vivere al ghetto. Lo vedete cosa succede poi?» «Ma perché l'hanno rubato? Cosa ha fatto?» Cosimo scuote la testa, non ne ha davvero idea. «Gli ebrei sono nemici del fascismo e dei tedeschi, per questo li rubano», dice Italo. «Ma lui non ha mai fatto niente di male, non è un nemico cattivo». «Lui no, certo, ma mettiti nei panni dei tedeschi. Che fai, separi un figlio dai genitori?» Gli amici abbassano lo sguardo, strappano i fili d'erba, grattano le crosticine sulle ginocchia. Cosimo si sente in colpa. Il pensiero che l'amico possa essersi messo nei guai per colpa sua gli si piazza sulla bocca dello stomaco. Ci sono un sacco di cose che gli ebrei non possono più fare, lo sa bene, e tra queste sicuramente ci sono le sortite notturne alle cantine. «Dove lo hanno portato?» chiede Cosimo a Wanda. «Non lo so, da quello che ho capito, prima li hanno mucchiati in un posto e poi li hanno messi tutti su un treno». «Su un treno?» ripete Italo tra sé e sé. «Perché mettono le persone sui treni?» si domanda anche Cosimo. E un istante dopo gli si affastellano in testa immagini inconcludenti. Di famiglie che vivono nei vagoni, di padri che escono per andare al lavoro, di mogli che li salutano dai finestrini e di figli che giocano sui binari. Il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore è sempre molto difficile. Carico di grandi aspettative, ma anche di tante paure. Come saranno i nuovi insegnanti, le nuove materie, ma soprattutto i nuovi compagni? Sarà possibile mantenere la nostra identità, essere sempre noi stessi ed essere accettati per come siamo? Questo brano di Nicolò Ammaniti descrive così bene questo momento di passaggio, che l'abbiamo scelto per dar voce ai timori e alle emozioni di noi adolescenti. Alessandro Raimi, Andrea De Togni. Io e te, di Nicolò Ammaniti. Quando il primo giorno di scuola sono arrivato davanti al liceo, per poco non sono svenuto. Quello era l'inferno in terra. C'erano centinaia di ragazzi, sembrava di stare all'entrata di un concerto. Alcuni erano molto più grandi di me. Tutti sui motorini, con gli skate. Chi correva. Chi rideva. Chi urlava. Chi entrava e usciva dal bar. L'ansia mi toglieva il respiro. Perché dovevo andare a scuola? Perché il mondo funzionava così? Nasci, vai a scuola, lavori e muori. Non si poteva vivere diversamente, come gli uomini primitivi? In trance ho visto le mie gambe, rigide come tronchi, che mi portavano in classe. Mi sono seduto al penultimo banco, vicino alla finestra, e ho cercato di rendermi invisibile. Ma ho scoperto che la tecnica mimetica in quel pianeta ostile non funzionava. Qualsiasi stasi, qualsiasi comportamento anomalo era immediatamente notato e punito. Mi hanno messo in mezzo, mi hanno preso in giro per come mi vestivo, perché non parlavo, e poi mi hanno lapidato a colpi di cancellino. Imploravo i miei di farmi cambiare scuola, trovavo ogni scusa per rimanere a casa. Non studiavo più, in classe passavo il tempo a contare i minuti che mi restavano per uscire da quel carcere. Una mattina ero a casa per un mal di testa finto e ho visto in televisione un documentario su insetti imitatori. Da qualche parte, ai tropici, vive una mosca che imita le vespe. Ha quattro ali, come tutte quelle della sua specie, ma le tiene una sull'altra, così sembrano due. Ha l'addome a strisce gialle e nere, le antenne, gli occhi sporgenti e ha anche un pungiglione finto. Non fa niente. È buona, ma vestita come una vespa, gli uccelli, le lucertole, persino gli uomini la temono. Può entrare tranquilla nei vespai, uno dei luoghi più pericolosi e vigilati del mondo, e nessuno la riconosce. Avevo sbagliato tutto.
tutto. Ecco cosa dovevo fare, imitare i più pericolosi. Mi sono messo le stesse cose che si mettevano gli altri. Le scarpe da ginnastica Adidas, i jeans con i buchi, la felpa nera col cappuccio. Mi sono tolto la riga e mi sono fatto crescere i capelli. Camminavo come loro, a gambe larghe. Buttavo a terra lo zaino e lo prendevo a calci. Durante le lezioni me ne stavo al banco facendo finta di ascoltare, ma in realtà pensavo alle cose mie. Andavo pure a ginnastica e ridevo alle battute degli altri. Facevo scherzi idioti alle ragazze. Un paio di volte ho anche risposto male ai professori e ho consegnato il compito in classe in bianco. La mosca era riuscita a fregare tutti, perfettamente integrata nella società delle vespe. Credevano che fossi uno di loro, uno giusto, ma più inscenavo questa farsa, più mi sentivo diverso. Il solco che mi divideva dagli altri si faceva più profondo. Da solo ero felice, con gli altri dovevo recitare. Questa cosa alle volte mi impauriva. Avrei dovuto imitarli per tutto il resto della mia vita. Da molto tempo sentiamo notizie di bambini e ragazzi che, in fuga da guerre, persecuzioni e povertà, tentano di arrivare in altri paesi, sperando in una vita migliore. Spesso sono soli, senza genitori o persone amiche che li accompagnino in questo viaggio. Purtroppo, però, molti di loro non riescono ad arrivare nella terra dei loro sogni e perdono la vita naufragando in mezzo al mare coi barconi che li trasportavano. Chi erano questi ragazzi? Che sogni avevano? In che futuro speravano? Questa lettura di Daniela Aristarco ci racconta di uno di loro e noi abbiamo scelto di leggerla ad alta voce perché la sua memoria e di tanti sfortunati come lui non venga dimenticata. Laura Di Benedetto, Elisa De Marco e Sheila Bettini. Io vengo da Corale di voci straniere di Daniela Aristarco. Nemmeno berla voglio più, l'acqua. Acqua cattiva, acqua che menti. Mostri il remo spezzato, il fondale vicino, il pesce amico, la luce che brilla di giorno e di notte. Acqua che fermi il tempo, perché procedo e non si arriva mai. Quando sono partito c'era acqua di fronte e un po' di costa alle mie spalle, che non vedevo l'ora di non vedere più. E invece adesso avanzo e sono fermo, perché c'è solo acqua attorno e l'orizzonte non avanza mai. E quanto è distante la costa d'approdo, quanto lontana ormai quella di partenza. Dove punto lo sguardo? Dove punto l'attesa? Acqua cattiva, nemmeno berla voglio più. Acqua che menti e adesso sembri piatta e immobile come il pavimento di un salone immenso che per soffitto ha un cielo teso, bianco, indifferente. Acqua che menti e adesso sembri un pavimento che quasi viene voglia di scendere dalla nave, scollarmi dai corpi stanchi dei compagni di viaggio, sgranchirmi le gambe e fare un tratto a piedi. Tanto comunque non si arriva mai. E allora tanto vale provare a camminare sull'acqua, a sfiancare le mie poche energie residue in questo vano tentativo e poi cacciarmi al suolo. Anzi, nell'acqua. Ma non sei piatta acqua, sei un inquieto circolare e chissà quanto sotto affonda, si genera e si muove, questo tuo inesausto perpetuo movimento. Acqua cattiva che non stai mai ferma davvero, che sembri acqua e quindi acqua da bere, e invece metti sete anche solo a sentire l'odore. Acqua che nascondi i tuoi abitanti e che nascondi i corpi dei compagni che hai inghiottito. Nell'acqua, in fondo all'acqua. Avara, famelica acqua. Come sei falsa acqua, come sei ingiusta acqua. Travolgi, laceri, consumi e asseti e fai rumore. Scrosci, gorgogli e mormori. Schiaffeggi questa nave, tutti noi, e parli sempre tu. E io volevo solo tracciare una linea curva, come quelle che avevo visto tratteggiate sulle cartine, le rotte di navigazione. Il tempo giusto, solo il tempo necessario, neppure i polsi mi sarei bagnato nell'acqua. Solo quella linea curva avrei percorso. E poi sarei sceso giù, sulla terra. Terra concreta, terra compatta, terra solida, terra. Sono qui da un giorno e mezzo e già non ti ricordo più. Com'era mettere un piede a terra? Camminare sulla terra, spingere con forza il piede a terra e correre, danzare, spiccare un salto in alto, tendere le braccia al cielo e poi cadere giù
e ritrovare sotto i piedi la terra. Atterrare, com'era? Neanche il deserto ricordo più. Io che ho attraversato il Sahara, io che la sete so cos'è davvero. Nemmeno berla voglio più, l'acqua. Acqua cattiva, acqua prepotente, che prendi tutto a tutti, che prendi le forze, i pensieri, le ore e le energie, e che ci bruci gli occhi, che ci asseti. Se riuscirò a toccare terra, te lo giuro, ti lascerò alle spalle. Darò la schiena a questa scatola di latta e mi metterò subito in cammino. La schiena all'acqua, andrò via, filato, passo dopo passo. Salirò sulla montagna più alta, migliaia di metri dal livello dell'acqua, e voglio vivere lì, senza neppure più ricordo di tutta quest'acqua. Così dicevamo, cantava quasi, forse per tenersi sveglio, appeso al filo delle proprie parole, o per tenere sveglio me. Era un bambino come me, ma Amos si addormentò e non si è più risvegliato. Io invece ce l'ho fatta, e prima o poi salirò su quella montagna, la più alta del mondo. Mi piace pensare che Amos mi aspetta lì. Luca, di Massimo Bontempelli. La storia rappresenta la vera stoffa di cui è fatto il cuore umano, capace di una bontà gratuita che scaturisce improvvisa negli imprevisti casi della vita. L'episodio narrato mostra la potenza della compassione tra uomini, vero motore di speranza per l'umanità. Al ladro Luca, nella notte annuvolata, basta la luce di poche sterle per scendere in una casa dall'abbaino e farvi un bottino di primo ordine. Ora ne riusciva, con piena la sacca e l'animo contento. Alzò gli occhi un attimo al cielo, che si stava sgombrando. Poi guardò il tetto, lentamente in giro. Tutto il mondo era in silenzio e vuoto. Non c'era nel mondo altro che lui. Luca, su quel tetto, vicino al cielo. La vista delle tegole lo riposava. Lui sa camminare sui tetti come un gatto. Pregustava la meraviglia dei suoi compagni e forse un elogio del capo. Ma girando frattanto lo sguardo verso la cresta del tetto, agghiacciò. Da dietro quel vertice era spuntata una testa grossa e nera. Due occhi lucidi attraverso l'ombra lo settarono. Poi di colpo un uomo fu in piedi a sommo del tetto col braccio teso e la rivoltella puntata verso Luca. E nel silenzio suonò il suo comando. Mani in alto! Il ladro Luca alzò tremando le braccia. E fermo, aggiunse colui. Aveva riconosciuto l'uomo. Era uno dei poliziotti più abili e implacabili della città. Lo sbirro si ergeva verso la parte estrema della cresta del tetto. E parlò a Luca, sempre con quella rivoltella spianata. Attenzione a quello che dico. Alzati, vieni qua, mani in alto. Al primo gesto che fai per abbassarlo o per cambiare direzione, sparo. Forza, Don Luca. Mentre quello parlava, il ladro Luca aveva infatti rapidamente esaminato la possibilità di buttarsi a destra, verso il cornicione. Ma il colpo dell'arma lo avrebbe raggiunto. Scomparire nell'abbaino era mettersi in trappola. Non poteva che obbedire. Avanti, Don Luca, hai lavorato bene. È giusto che ti porti a dormire, altrimenti... Cristo! Il cuore di Luca balzò di sorpresa e di gioia, perché lo sbirro, per un piccolo moto inconsulto del piede, aveva barcollato un attimo ed era precipitato, scivolando sulle tegole. Subito Luca vide il grosso corpo rotolare giù per la china del tetto. Egli, allora, si mise a correre su verso la cima. L'altro si era smarrito. Si afferrò con la sinistra una tegola, ma questa si staccò di netto. E lui mandò un gemito sentendosi strazzare le unghie alla radice. Tentò invano di afferrarsi con l'altra, che lasciò andare la rivoltella. Rotolò ancora, batté la testa contro il comignolo, ma non si fermò. Il ladro Luca, raggiunta la cima, si voltò e vide lo sbirro arrivare all'orlo della discesa e il corpo scomparire nel vuoto. Tese l'orecchio allora per essere pronto a sentire il tonfo. D'improvviso, qualche cosa di ignoto brillò nell'animo del ladro Luca. Chiuse e strinse gli occhi e subito li riaprì. Di laggiù sentì un rantolo e pareva venisse da quelle mani. Il ladro Luca non capiva più niente, ma senza capire di colpo si alzò. In un lampo sfilò dalle spalle la sacca e la posò sulle tegole. Un'altra volta chiuse e riaprì per un attimo gli occhi. Si passò una mano sulla fronte e senza sapere perché, senza sentire quello che stava facendo, corse giù diritto fin là.
Arrivato là, si gettò a ventre a terra, si apprese con una delle sue mani di ferro allo spigolo del comignolo, si tese in avanti, forse l'altra gridando «Attaccati!» e abbrancò la mano alzata dell'uomo, che si dibatteva. La sentì stringere, la tirò a sé con tutta la forza, come un pescatore tira la rete pesante. Vide venir sulla testa e le spalle. Tirò ancora, l'uomo aiutava il suo sforzo. Arrivò tutto. Luca gli dette un ultimo strattone, poi aiutò l'uomo a porsi a sedere sull'angolo del tetto. Fa freddo. Luca si sentiva a disagio. L'altro si prese la testa tra le mani e cominciò a singhiozzare, piano. Il ladro Luca si cercò in tasca un fiammifero e una sigaretta, l'accese e la porse. Prendi. Lo sbirro si voltò e Luca vide che aveva il volto rigato di lacrime. Ripeté: Dai, prendi. E chinandosi gli pose la sigaretta tra le labbra. La sigaretta tra le labbra dello sbirro tremava. Dopo un poco lo sbirro balbettò: Grazie. La sigaretta gli cadde di bocca, sull'orlo del cornicione. Il ladro Luca fu lesto a raccoglierla, scrollò le spalle, finì lui di fumarla. La luna era scomparsa e non c'era più una nuvola in cielo. Il ladro Luca pensò con orgoglio alla meraviglia dei compagni, all'elogio che forse il capo gli farà per il bottino. Prima di lasciare il tetto e abbracciarsi al doccione, guardò una volta ancora il cielo. Aveva 100 volte lavorato di notte, ma non si era mai accorto che ci fossero tante stelle. Ed ora introduciamo la giuria, che è uno dei protagonisti di questa iniziativa, perché non ci può essere valutazione senza qualcuno che la faccia. Anche la creazione della giuria è stata in questi anni una grandissima opportunità, perché mi ha dato modo di valorizzare e di stringere o migliorare dei rapporti con soggetti territoriali interessanti che girano intorno al tema della lettura e dell'espressione. La giuria si è sviluppata in vari assetti in questi anni, quest'anno è composta con le figure, le persone che adesso vi presento e che poi a loro volta diranno di sé. Innanzitutto il Teatro Franco Parenti, che ringrazio perché ha sempre sostenuto e collaborato con noi per questa iniziativa, che quest'anno è rappresentato da Lorenzo Vitalone. Poi il Liceo Einstein, che è sempre stato componente della giuria, grazie alla presenza del suo vicepreside, nonché docente di lettere, Paolo Albergati. Abbiamo poi la libreria Punta alla Luna, con la presenza del suo gestore Mattia Simonetti. E poi abbiamo 2 new entry quest'anno. Una è Maria Grazia Brollo, della Biblioteca Comunale di Via Oglio, quindi una dipendente comunale, che però cura molto da vicino proprio la lettura ad alta voce presso la biblioteca. Sono i nostri vicini, in questi anni, questo anno si è sviluppata sempre di più una collaborazione e una stima, e ci è sembrato quindi naturale coinvolgerli in questo passaggio. E poi Gianluca Frigerio, del Teatro Caboto, che è un altro degli operatori teatrali del nostro territorio, che ci è sembrato opportuno coinvolgere. Ringrazio tutti perché la loro collaborazione è gratuita e volontaria ed è essenziale per dare qualità a questa iniziativa. Ed ora lasciamo intervenire i giurati, che si presenteranno direttamente e, avendo seguito i video, diranno già una loro valutazione qualitativa del lavoro che hanno visto. Lorenzo Vitalone e sono del Teatro Franco Parenti. Oggi devo ringraziare Benedetta Frigerio, che non è presente, avrebbe dovuto essere presente, perché mi ha fatto un regalo. Essere qua è stato proprio molto interessante, molto bello e molto positivo per me. Aver visto tutte queste scuole, questi ragazzi che leggono finalmente e che offrono la loro voce, i loro volti senza paura, è stata un'esperienza veramente forte. Io non credo
che ci sia un primo, secondo, un terzo, ci sarà una votazione che noi abbiamo fatto ovviamente, però il fatto di aver partecipato è molto importante, e il fatto che si possa continuare con questo concorso, che è altrettanto importante, a leggere, a instillare l'amore per la lettura, è altrettanto importante. Una cosa sola vorrei aggiungere, vorrei che nelle scuole ci fosse un'ora dedicata anche alla settimana alla dizione, all'articolazione, perché solo, perché poi la comunicazione, se noi riusciamo a parlare in un certo modo ci faremo capire molto meglio. Quindi grazie comunque, Lorenzo Vitalone. Salve a tutti, mi chiamo Paolo Albergati, sono insegnante al liceo Einstein di Milano, insegno italiano e latino. Io ho avuto il privilegio di essere già convocato altre volte nella giuria di questo premio e sono molto felice di questa cosa, non tanto per aver avuto l'opportunità di giudicare, che è la cosa meno interessante, ma per essere stato coinvolto in questa esperienza davvero molto interessante, toccante. È sempre molto bello vedere dei ragazzi che si impegnano nella lettura, che ci mettono passione, che hanno il gusto anche di comunicare agli altri direttamente, leggendo a voce alta le cose che sono loro piaciute, che li hanno interessati, che li hanno toccati. Quindi anch'io voglio dire che siete stati tutti molto bravi. Poi abbiamo ovviamente dovuto faticosamente alcune volte trovare qualcuno che è stato migliore di altri, che è riuscito maggiormente a coinvolgerci, a farci sentire, capire bene innanzitutto quello che avevano letto e anche quello che ci avevano trovato in quel testo. Quindi volevo sottolineare anche la differenza di quest'anno. Ovviamente io sono stato coinvolto altre volte, ma c'era tutto un altro clima, un'altra possibilità. Voi ragazzi erano sul palco, quindi potevamo seguire direttamente dal vivo la performance, anche la preoccupazione, anche la timidezza magari di fronte al pubblico. Qui ci siamo trovati di fronte a un mezzo completamente diverso, ma devo dire che i ragazzi sono stati bravi anche in questo caso, hanno saputo davvero affrontarlo e hanno superato anche la difficoltà e forse un po' la freddezza del mezzo meccanico. Basta, quindi complimenti a tutti e alla prossima. Buongiorno, sono Mattia Simonetti, libraio della libreria Punta alla Luna. Con mia moglie Francesca Beccalli siamo appunto librai in questa libreria dal 2017, quindi un po' di anni. Con gran piacere ho accolto l'invito di partecipare come giurato a questa giornata di lettura ad alta voce. Ho avuto modo di verificare, confrontandomi anche con gli altri giurati, della grande ricchezza che c'è data a noi e ai ragazzi di poter partecipare appunto a questa espressione, no, della lettura e di quello che avviene un po' dentro di sé, perché abbiamo avuto modo di guardare, ascoltare soprattutto delle letture molto particolari. La particolarità è stata proprio questa, cioè quella di vedere, e in questo diciamo abbiamo individuato necessariamente un vincitore, ma ci siamo ritrovati tutti d'accordo a dire che i vittoriosi sono proprio le persone che hanno e girano intorno a questo evento, quindi in primis i ragazzi stessi, i lettori, e poi chi ha la fortuna di, come noi per esempio, di poter dare il nostro apporto. E quindi niente, ringrazio voi ragazzi, che grazie alla vostra presenza abbiamo potuto fare questo evento. E niente, noi continuiamo, per quanto ci riguarda come libreria, a promuovere ancora una volta delle letture, dei gruppi di lettura che faremo appena ci sarà la possibilità di poterlo fare anche in presenza. Quindi ancora auguri a voi tutti.
Ciao a tutti, sono Maria Grazia Brullo e sono la bibliotecaria della biblioteca di Via Oglio 18. Devo fare a tutti i partecipanti di questo concorso un elogio, perché hanno avuto anche, diciamo, si sono prodigati nella lettura, hanno avuto anche coraggio e devo dire veramente, veramente bravi. Cosa posso dire? Che continuate così con questa passione nella lettura, e vi aspetto in biblioteca. Quello che voglio anche dirvi è che la biblioteca non solo offre un servizio di prestito di libri, DVD, CD, riviste e quant'altro, ma la biblioteca Oglio offre comunque la possibilità di lettura a voce alta sia all'interno della biblioteca che all'interno delle scuole rispetto alla programmazione didattica dell'istituto stesso. Mi chiamo Gianluca Frigerio, sono un attore, un regista e direttore del Teatro Caboto qui a Milano. Adesso abbiamo due sedi al Colbe, Teatro Colbe, in Viale Corsica qua vicino e poi a Baggio. Io sono anche molto contento di essere qui, di aver vissuto questa esperienza. Per la prima volta faccio parte di una giuria, una cosa abbastanza strana per me, perché ho comunque dovuto giudicare quello che ho sentito. E chiaramente mi associo ai miei colleghi giurati quando hanno detto che è una cosa veramente preziosa questa di dare la possibilità ai ragazzi di leggere. Aggiungo, speriamo che non finisca qui, nel senso che diciamo, i candidati che hanno scelto di leggere, e magari anche gli altri, spero che continuino a leggere, perché la lettura, il processo di lettura è un processo importantissimo che va salvaguardato, va difeso. Quello che avviene dentro di noi quando leggiamo è un atto importante che si tende un po' ad abbandonare. Quindi, diciamo, voglio dirvi: leggete sempre, cercate di leggere e anche, perché no, cioè, quando trovate un racconto non lungo magari, però breve, che vi è piaciuto, leggetelo agli altri, sarebbe una bellissima cosa. Una breve introduzione dei premi. Ricordo che il concorso prevede premi individuali per i lettori e le loro famiglie, premi per gli istituti. A tutti i ragazzi verrà consegnato un premio, due biglietti gratuiti del Parco Avventura. È un parco realizzato su un'area concessa al municipio, sito al Parco Cassinis. Perché due biglietti? Perché quest'anno ci sembra importante dare l'opportunità ad ogni ragazzo di andarci non da solo, ma con un fratello, con un amico, per stringere di più legami e occasioni di condivisione che quest'anno sono sempre state molto difficili. I lettori posizionati al terzo posto riceveranno i due biglietti del Parco Avventura e due ingressi di accesso ai bagni misteriosi, la struttura bellissima realizzata dal Teatro Franco Parenti grazie alla concessione della piscina botta ottenuta dal comune, che è diventato un luogo bellissimo e grande qualità nel nostro municipio. Per i lettori collocatisi al secondo posto si aggiungerà a questi premi anche una card familiare Vivi Parchi, che consente di visitare parchi tematici, siti storici e varie localizzazioni bellissime nel nostro territorio nazionale, quindi nazionale, a tariffa favorevole o addirittura in parte gratuita. Per i lettori primi classificati, l'opportunità di ricevere una card annuale per tutti i componenti della famiglia dell'iniziativa Musei Lombardi, che consente di, anche in questo caso, di visitare gratuitamente non solo musei, che potrebbero essere percepiti come una cosa noiosa, ma un sacco di siti tematici bellissimi del territorio della Lombardia. E poi abbiamo le scuole, e verranno assegnati buoni per visite guidate o laboratori a cura della cooperativa d'Artem, che lavora per il Museo del Novecento.
Dal 1993 ogni giorno ci impegniamo a mediare il patrimonio artistico e culturale di Milano e della Lombardia. Realizziamo e progettiamo visite guidate, laboratori didattici, conferenze presso musei, monumenti e mostre. Il grande obiettivo del nostro lavoro è la divulgazione culturale a tutti i livelli. Dal 2015 siamo i concessionari dei servizi educativi del Museo del Novecento. Attraverso visite interattive, esperienziali e laboratorio, insieme si impara, si sperimenta e si crea. I nostri percorsi sono multidisciplinari, uniscono l'arte alle materie STEM e alla musica e permettono di sperimentare in laboratorio materiali artistici e tecniche di animazione, come lo stop motion. Le nostre iniziative di didattica accrescono nel pubblico la conoscenza e la passione per l'arte, e l'arte fa bene a tutti. Ora andiamo a dichiarare la graduatoria della scuola primaria. La giuria ha collocato al quinto posto il gruppo di lettura costituito da Sestito Elena e Maino Davide dell'Istituto Pasquale Sottocorno. Al quarto, il gruppo costituito da Greta Cavallo e Sara Di Giulio, sempre dell'Istituto Comprensivo Pasquale Sottocorno. Al terzo, Matteo Giardini delle scuole Regina Mundi. Fratello con qualcuno, perché secondo me quello che ci è successo in questo anno vuol dire che la relazione è come un valore che va recuperato, e quindi anche in questo modo concreto lo vogliamo affermare. Quindi sono due, in modo che tu ci possa andare con chi preferisci. Al secondo, il gruppo composto da Ilaria Rocchi e Alessandro Mussida dell'Istituto Scuole delle Suore Mantellate. Voi avete, questi sono due biglietti gratuiti per poter andare al Parco Aventura. Quest'anno regaliamo il biglietto a due perché vogliamo anche noi con questo gesto sottolineare l'importanza di fare le cose con altri. E quindi se avete un fratello, un amico. E al primo, Grimaldi Sofia, sempre delle scuole Regina Mundi. Marco, Grimaldi Sofia. Ed ora andiamo a dichiarare gli esiti delle valutazioni dei lettori della scuola secondaria di primo grado, classi terze. La giuria ha assegnato il quinto posto a Carota Giada dell'Istituto Mantellate. Giada Carota, che si è misurata con una cosa molto difficile. Hai usato e quindi diciamo che la sfida è stata ardua, non ha giovato nella valutazione, te lo dico, quindi hai comunque vinto i due biglietti gratuiti del Parco Aventura. Il quarto ad Arianna Maffei, sempre dell'Istituto Mantellate. Arianna Maffei, anche a te due biglietti del Parco Aventura, grazie, anche quel come agli altri tuoi colleghi, in modo che puoi andare con qualche amico, sorella, fratello, insomma, la tua famiglia, o da fare una cosa. Il terzo, al gruppo di lettura composto da Giuseppe Di Giacomo, Sara Bua e Marco Pagano, delle scuole Regina Mundi. E chiamo sul palco Di Giacomo Giuseppe, Sara Bua e Marco Pagano.
Il secondo, al gruppo di lettura composto da Andrea De Toni e Alessandro Rahimi dell'Istituto Comprensivo Renzo Pezzani. Il secondo premio a De Toni Andrea Rahimi Alessandro. Allora, voi avete vinto due biglietti del Parco Avventura gratuiti a testa, due perché così ci andate con un amico, con un fratello, con qualcuno, visto che quest'anno è un anno in cui bisogna recuperare i rapporti interpersonali, e due dei bagni misteriosi, che sono la struttura, la piscina botta, quella bella che c'è, rimessa a posto, più verso il centro. Anche qua due di essere i bagni misteriosi. E poi, visto che siete due secondi classificati, una carta annuale per la vostra famiglia di Vivi Parchi, che è una sostanzialmente, sono delle agevolazioni per entrare in tutti i parchi d'Italia. Ed il primo, al gruppo di lettura composto da Scilla Bettini, Elisa De Marco e Laura Di Benedetto, sempre dell'Istituto Comprensivo Renzo Pezzani. Complimenti a tutti. Elisa De Marco, Laura Di Benedetto, e voi avete vinto il primo premio. Colleghi, i due biglietti gratuiti del Parco Avventura a testa, uno, due e due, poi due dei bagni misteriosi come loro, uguale, così almeno poi magari mi siete d'accordo, fate una proposizione di voi, una ricordo. E poi a voi invece, anche qua, a ciascuno, anche questo va trasformato in municipio perché è un abbonamento annuale del Museo Lombardo di tutta la famiglia. Ed ora passiamo alla fase finale del concorso, perché come ho detto prima, la vittoria e il posizionamento dei gruppi di lettori o dei lettori fa acquistare alla scuola un punteggio che vale 3 per il primo, 2 per il secondo e 1 per il terzo. I risultati dei lettori consentono di definire quindi la graduatoria delle scuole, che quest'anno vedono sostanzialmente, per caso, tutte le scuole premiate, perché si colloca al terzo posto e quindi riceverà un buono per visite guidate o laboratori a cura della cooperativa d'Artem che lavora per il Museo del Novecento, l'Istituto Comprensivo Pasquale Sottocorno. Questo è un concorso che premia i ragazzi e impegna anche le loro famiglie e la scuola, perché voi non siete, avete delle capacità, ma se non c'è la scuola che la userà, per chiaramente voi siete in quinta e quindi si colloca al secondo posto e vince quindi due buoni dello stesso tipo. L'Istituto delle Suore Mantellate. Perché la scuola, grazie ai punteggi accumulati dai ragazzi, si è classificata seconda nella graduatoria dell'istituto. Due buoni per poter fare visite, percorsi didattici sempre al Museo del Novecento attraverso ad arte. E poi abbiamo due primi premi ex aequo, perché due istituti hanno capitalizzato entrambe 5 punti e sono le scuole Regina Mundi e l'Istituto Comprensivo Renzo Pezzani. A entrambe verranno assegnati 3 buoni analogamente a quelli che ho già detto. I vostri punteggi costruiscono una graduatoria di scuole e grazie a voi che siete stati massicci, cioè avete sgominato la concorrenza totalmente, l'Istituto Pezzani si è classificato primo e secondo nella classifica delle scuole, quindi vince 3 buoni da 120 euro ciascuno per percorsi didattici al Museo del Novecento.
Ringrazio tutti per aver seguito fino alla fine questa nostra iniziativa. Ringrazio le scuole che hanno partecipato, la giuria. Ringrazio i ragazzi, in particolare gli insegnanti, il corpo, tutti coloro che permettono alla scuola di vivere. E visto il periodo, auguro a tutti una bella estate.